Amici, questa sera di Cittadiniano si parla di eccellenze al premio Sublimita. Se abbiamo l'eccellenza in musica, abbiamo il piacere e il privilegio di avere Rino Zurzolo. Come stai, Rino? Bene, bene, saluto a tutti. Ascolta, musicista da sempre, quando si parla di Zurzolo io mi immagino sempre un uomo di 1000 anni, perché tanta è la storia che hai, che mi fa sempre emozionare le collaborazioni artistiche. La musica prima di ogni cosa, Rino. Sì, diciamo, hai detto bene, perché io ho iniziato molto giovane. In realtà all'età di 9 anni già sono entrato in conservatorio e lì è iniziato un po' tutta la mia storia, tutto il mio cammino musicale, spirituale. Poi c'è stato l'incontro con Pino ed è nato subito un rapporto così stretto che andava anche al di là della musica stessa, un rapporto spirituale, ci frequentavamo sempre, ogni giorno, insomma. È stato un qualcosa di più, diciamo, ha dato molto Pino. È stata una persona che ha fatto parte della mia vita in un modo ben presente, insomma. In realtà anche quando non suonavamo noi ci frequentavamo e ci scambiavamo, era proprio un rapporto proprio di rapportarci sulla musica, e poi quello che condividevamo era proprio il modo di fare musica e di viverla. Ecco, e quindi niente, abbiamo iniziato a fare dei concerti con altri amici, dei gruppetti, delle cose, e poi è nato tutta questa storia bellissima che comunque fa parte della mia vita e mi ha dato una forza interiore. Mancando lui, chiaramente una parte di me, lo ripeto sempre, è andata un po', se n'è andata, però io avverto sempre la sua presenza anche nel oggi quando suono, e niente, diffonderò sempre, perché la musica che noi facevamo assieme non è la musica di Pino Daniele, anche con gli altri amici, gli altri componenti del gruppo, era un gruppo così affiatato che le cose nascevano un po' dal nostro modo di essere e come suonare la mia musica. Quindi anche quando io farò dei dischi sta proprio nel modo di suonare il contrabbasso, per quanto mi riguarda, viene fuori quel lato che tu dici, ah, mi ricordo quel... ma è inevitabile, e la sua presenza io l'avverto sempre. Questa quindi era una sorta di modus operandi. Pensa, lui stava sempre sulla mia destra, in un concerto ultimamente che ho fatto, e noi ci guardavamo sempre, quando io facevo un assolo ci guardavamo e ci sorridevamo, no? Mi sono girato alla destra e non c'era nessuno, insomma. Ho avvertito un attimo di ma tu devi vedere come ho avvertito la sua presenza in quello che stavo facendo musicalmente, e ho detto... ci sei, e là è cambiato. Quindi un professionista è un compagno che c'è sempre. Senti Rino, è importante, mentre parlavi io pensavo, quel periodo storico, i 70, gli 80, forse musicalmente c'era un contatto più diretto, consentimelo, un po' più carnale fra voi, proprio un contatto che si sentiva di più, o sbaglio? Assolutamente sì. Perché chiaramente quello che io ripeto, adesso io mo insegno anche insegno nel conservatorio, ho gli allievi giovani, ragazzi, è quello che voglio trasmettere, la passione di fare una cosa. Quando tu c'hai la passione, la cosa tu la fai senza avere uno scopo, perché mo si è portati chiaramente ad avere un traguardo. Io faccio questo perché alla fine mi diplomo, oppure faccio un disco, faccio questo. Noi non era così, noi lo facevamo per la passione. Quello che è venuto dopo è venuto. Quando gli chiedevamo come avete fatto, sai, a Pino chiedevano Napoli come è nato, ma era un gioco, non sapevamo neanche che cos'era. È scoppiata una forte passione. E allora questo è cambiato. Quello che c'era negli anni 70 era che i ragazzi si chiudevano in questi scantinati e si suonava ogni giorno. Ogni giorno, quelli 4-5 ore al giorno, ma senza avere uno scopo ben preciso, si suonava per il gusto, la voglia di stare assieme, la gioia, questa era. Mi fai pensare, ascoltandoti, che ne so, Napoli Centrale, Showman, quella gente lì, insomma, fantastica, Osanna e tanti altri. Senti, parliamo dei giorni nostri, i tuoi progetti al momento. So che stai collaborando con vari artisti, ma in particolare mi pare con Tony.
con Tony si sta proprio adesso, stiamo aprendo un progettino, un progetto da fare assieme, dove ci sarà spazio per continuare un po' quello che abbiamo sempre condiviso storicamente, insomma, nel discorso. È un gruppo, e quindi sarà anche questa una bellissima cosa. Poi sto preparando un mio disco, un mio lavoro che uscirà fra un paio di mesi, e sto collaborando col conservatorio che si farà conservatorio di Benevento, un concerto dedicato proprio a Pino con l'orchestra sinfonica, con gli allievi, a giugno, il 18 giugno, una cosa molto bella. Quindi tante cose, non ci si ferma mai. Senti, ti faccio una domanda che ti avranno fatto 100 persone, ma sono curioso, vorrei una tua risposta. Cos'è la musica per Rino Zurzo? La musica è una scelta ben precisa, una scelta di vita, è un cammino spirituale che non finisce mai, perché non è la musica in sé, è il modo di viverla che è importante. Non è importante quello che fai, è importante come lo fai, e questo ti durerà per tutta la vita. Forse, secondo me, una vita non basta per migliorarsi. Io ti ringrazio, è stato un privilegio, grazie. Piacere, grazie a tutti. Ciao. Grazie.